La piscina Olimpione, che è da 50 metri dell'impianto natatorio del Parco della Pace a Pesaro, sarà dotato di un impianto di copertura apribile che consentirà così il suo utilizzo sia d'estate che durante la stagione fredda. Ad annunciarlo i vertici della società che gestisce dal 2013 la struttura, la Sport Village, assieme ad amministrazione comunale e gruppo Creval, come completamento dell'opera di riqualificazione complessiva di uno degli impianti sportivi più importanti di tutta la provincia, dove ora si potranno ospitare competizioni e gare con spettatori ed atleti al coperto. Sono molto felice di poter confermare l'inizio dei lavori della copertura della 50 metri, che per noi significa l'inizio della fine dei lavori, perché questo riguarderà l'ultima parte dei lavori, la più impegnativa e la più difficile anche dal punto di vista economico, che ci consentirà di avere la vasca grande, la 50 metri, coperta con una copertura apribile. Oltre a questo saranno riqualificati gli spogliatoi, avremo 10 spogliatoi in totale, avremo altre 3 palestre che ci consentiranno di poter offrire servizi a tutto tondo, non solo in acqua ma anche a terra, per fare attività non soltanto agonistiche ma anche di fitness, di movimento e di benessere. Un'operazione lunga e dispendiosa, il cui importo supera i 4 milioni di euro necessari per completare così i lavori, e dove società, assieme a Comune, ha trovato la quadra con il gruppo Creval, che assolve così al suo compito di istituto di credito per il territorio e per le sue compagini, sia sociali che private. Ci siamo seduti intorno, assieme agli attori di questo importante progetto, cioè il Comune Sport Village, per cercare di trovare le modalità per far finalmente cadere a terra un progetto nato alla fine della precedente amministrazione comunale, poi proseguito dall'attuale amministrazione comunale, e con tanta fatica ma tanta flessibilità ci siamo riusciti, e finalmente è divenuto realtà il progetto per la copertura della piscina Olimpionica del Comune di Pesaro.